vabbè. Miti da sfatare? Leggende metropolitane? Credenze? Comodini? Tranquilli, ci siamo noi, i Mythbusters! Maledetti infami, vi eravate dimenticati di noi? No. No, i Mythbusters sono tornati! Che bravi che siamo, porca caia! E oggi ci vogliamo rituffare negli anni Ottanta! Quanto è grosso il pesce che teniamo in mano! Bella bestia, eh? Eppure... Aspetta... Sei scemo vero, io lo sapevo. Eppure c'è chi anni fa batteva ogni record di grandezza pescando pesce. Eppure aspetta, mi deve passare. Ok, ci sono. Eppure c'è chi anni fa batteva ogni record di grandezza pescando se la fa. Eppure c'è chi anni fa batteva ogni record di grandezza pescando pesci enormi. Che ride. Uno in particolare era una carpa blu di più di un metro di lunghezza. Oh, non esiste. Il nome di questo impavido pescatore? È un cartone animato. Sanpei. Ecco, trovato il mito da sfatare. Vogliamo provare anche noi a pescare la famosa ed enorme carpa blu. In queste acque limpidissime vive una carpa straordinaria, di uno splendido colore blu. Però nessuno è mai riuscito a catturarla. E se ci riusciamo, oggi dopo la diretta, sushi per tutti! Per sfatare questo mito, prima cosa bisogna costruire una canna da pesca molto, ma molto resistente. La carpa blu potrebbe pesare centinaia di chili! Vale. La giornata ideale, e noi ci siamo messi esattamente nel punto dove il signor Sanpei alla fine degli anni Ottanta liberò la super carpa. Infatti siamo sul Naviglio Grande a Milano, proprio dove si mettono i marocchini a vendere borse. L'attesa potrà essere lunga, quindi per far passare il tempo abbiamo deciso di rivolgerci ad alcuni amici alle nostre spalle per farci vendere un paio di cannette. Ok, ci siamo. Le carpe sono ghiotte di mais e noi ne abbiamo in quantità industriali. Le canne sono pronte. Non ci resta che buttare l'amo e aspettare che la carpa di Sanpei si faccia viva. Ma non c'è nel naviglio. Ma non esiste la carpa blu. Bene, dopo 4 ore di attesa e 10 bombette fumate, ancora della carpa? Nemmeno l'ombra! L'ombra! Aspettate, ha boccato qualcosa? Tira! Ai! Ma che cazzo? È un cadavere. Ah. Vai. Sgancia l'amo. Porca puttana. Ributtalo dentro, va. È pesante, oh. Niente, amici. Falso allarme, era solo un sub morto giorni fa. Ributtiamo l'amo in acqua. La pazienza non ci manca. Sono passate 12 ore dall'arrivo sul naviglio, ma i nostri due eroi sono solo riusciti ad ammazzarsi di fumo. Ma sei la bombetta! Ne devo farci un'altra. Alla 15ª ora, passata con le canne in mano, finalmente prendono la famosa carpa blu che si mette seduta sul bordo del naviglio, in mezzo ai due, che abbracciati continuano a fumare e a cantare canzoni di Bob Marley. Grave. Mica come blu questa carpa. mi sento un po' strano, eh? Faccio su un'altra, va. Non rendendosi conto di aver conquistato l'impresa. A notte fonda, la carpa toglie il disturbo e si rimette nel naviglio, felice senza che Mythbusters si accorgano di niente. Avete visto, amici? Ma che carpa ha preso sto Sanpei? Anche oggi vi possiamo confermare di essere i numeri uno dicendovi mito sfatato! Ma cosa? La carpa. Sì, 20 metri, coglione. Sei tornato, Pippo? Tutto a posto? No! Ti ho portato un regalo. No, il manifesto della Moratti, no, è lei la carpa!